Liberi TV, siamo in compagnia del Ministro Lanzetta. Buonasera Ministro, siamo qui nella Sala Zuccari del Senato alla presentazione del volume Stato e Criminalità, edito dalla Rubbettino, è un progetto di Società Libera e lei è una dei coautori di questo libro. È una raccolta di 16 saggi dal titolo Stato e Criminalità, un rapporto non sempre dicotomico. Lei peraltro è stato anche sindaco di Monosterace, per cui su un territorio molto difficile. L'importanza di questo testo? Questo testo lo sto cogliendo e lo sto apprezzando mano a mano che lo leggo e lo rileggo. Ha una grandissima importanza perché parte da testimonianze molto pregiate e poi da testimonianze come la mia, che altro in quella fase in cui parlai a Firenze non ero né sindaco né ministro e parlai senza una relazione ben organizzata, ma dicendo quei punti che avevo trovato particolarmente difficoltosi nell'esercizio della mia sindacatura, da cui fra l'altro mi ero appena dimessa da un mese proprio per inagibilità democratica nella conduzione del comune di Monasterace, ormai non più rinviabile, e quindi lo trovo un testo da leggere e rileggere appunto per la sua spontaneità, per la sua profondità nell'affrontare l'argomento e per la sua varietà di argomenti. Quindi mi hanno appena chiesto di presentare il libro a Milano e poi a Reggio Calabria e io ho dato la mia disponibilità, perché leggendolo, rileggendolo e venendo stasera in questo bellissimo punto di confronto, altro non si ha che arricchirsi, imparare e soprattutto sollecitazione per il proprio operato, perché come ha ben spiegato il procuratore Roberti, ognuno deve fare la sua parte, da qualsiasi parte si trovi. Nel mondo delle professioni, dell'economia, della politica, quindi attraversando un po' le varie fasi della vita, il senso della responsabilità che deve essere sempre forte in qualsiasi condizione uno si trovi. Lottare contro le mafie non significa, e ahimè questo forse è accaduto in Italia, delegare tutto alle forze dell'ordine, alla magistratura. Molto dipende anche dalla cultura e da come inoculare questi, come possiamo dire, anticorpi nella società calabrese, siciliana, nella società del sud, dove più forte il controllo del territorio esercitato dalle mafie. Secondo lei a che punto siamo con questo argomento? Siamo avanti o siamo ancora molto indietro? Allora, ogni tanto si hanno degli sprazzi in cui la speranza riprende a correre, quando molti imprenditori riescono a trovare la forza per denunciare, quando ho conosciuto da poco da vicino una giovane ragazza di 28 anni calabrese che ha avuto un'esperienza terribile e che è riuscita all'età di 15 anni a denunciare i suoi aggressori e coloro che le hanno rovinato la vita e a mantenere con forza ciò che ha detto e soprattutto a fare in questo momento una vita molto pesante e dove lei non ha mai perso, non si è mai pentita di quello che ha detto, anzi è venuta da me per chiedermi due cose che nella loro semplicità sono semplicemente dirompenti e straordinarie: ha voglia di andare a scuola, ha voglia di studiare e ha voglia di lavorare in un'associazione che vada a contrastare le mafie. Quindi, detto dalla voce di una ragazza che non ha nulla, è veramente straordinario. E invece poi, guardando spesso quel che accade o che non accade sul territorio, quindi comuni sciolti per mafia, negazione della presenza della mafia nella nostra società, il guardare dall'altro lato, l'isolare chi vuole invece affrontare il problema, allora mi dice che c'è molto molto da lavorare ancora, soprattutto dal punto di vista culturale. Grazie, grazie al Ministro agli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta, coautrice del libro Stato e Criminalità, presentato oggi presso il Senato della Repubblica in questo contesto. Coautrice è un po' troppo. Coautrice è un gruppo, diciamo, di 16 persone che hanno contribuito alla formazione di questo testo. Grazie, grazie davvero. Comunque. Grazie, grazie, grazie di tutto. Grazie a lei. A presto.